Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale pane, ognuno vale pane. Sono in via Francesco Sforza. Vengo da Santa Sofia dove non c'è ciclabile. Sto percorrendo a piedi invece la ciclabile, diciamo così, costruita, diciamo così, disegnata, perché non ha barriere di protezione, in via Francesco Sforza. Come vedete, le strisce gialle sono un punto di riferimento per le macchine per parcheggiare. Ovviamente il traffico mi streccia vicino, devo guardarmi le spalle perché ogni tanto passa qualche motorino che utilizza le ciclabili. Questa macchina ovviamente è qui da almeno 5 minuti, da almeno, da quando l'ho vista io, ma più avanti ce ne sono ancora, compreso un'ambulanza credo, ma forse finisce la pista ciclabile. E quindi il problema non si pone. Oggi è sabato, non c'è traffico. Dopo 50-70 metri massimo la ciclabile si interrompe per la fermata del bus. E adesso siamo al policlinico. Della pista ciclabile non c'è più traccia. Parcheggio dei taxi. Qui stanno lavorando per un ingresso al policlinico, una nuova apertura, di pista ciclabile non c'è neanche l'ombra, un'ambulanza che sosta, per fortuna per i ciclisti comunque il pronto soccorso è subito qui, eh? C'è neanche bisogno di chiamare l'ambulanza, trasporto direttamente in barella. Vado avanti, c'è un semaforo, ovviamente sempre, se nessuna traccia della pista ciclabile, chiamiamola così, perché è priva di qualsiasi protezione e quindi chiaramente aperta a tutti gli abusi possibili e immaginabili. Passo il semaforo. Ed ecco che ricomincia, ciclisti, siate sicuri. Eccola, pista ciclabile.
e sembra continuare così, salvo che fermarsi alla prossima fermata del basso e al prossimo incrocio. Per cui sembra quasi che le biciclette debbano o salire sui marciapiedi o dileguarsi. Io, come dicevo, sto percorrendo il percorso a piedi, sono di fronte all'ingresso del giardino della Guastalla. Ed ecco la fine della pista ciclabile per far spazio in basso al semaforo, per poi ricominciare dopo il semaforo. Se queste sono piste ciclabili, lascio a voi ogni commento.